Allora, troviamo una posizione comoda, meglio che possiamo, teniamo la colonna eretta, le spalle morbide, la bocca leggermente aperta per non serrare la mascella, i piedi ben piantati per terra e se vogliamo possiamo chiudere gli occhi o mantenerli aperti, come meglio preferiamo. Portiamo l'attenzione alle sensazioni di contatto del nostro corpo con la sedia, il divano, il pavimento. E andiamo a sentire le sensazioni e il loro divenire, il loro trasformarsi. Diventiamo consapevoli che stiamo respirando, sentiamo l'aria che entra, l'addome che si espande, l'aria che esce, l'addome che si contrae. E lasciamo che la respirazione sia com'è, senza modificarla, senza trasformarla. Semplicemente respiriamo sapendo che stiamo respirando. E durante tutta la durata della pratica, ogni volta che la mente va altrove, su un pensiero, un'immagine, una fantasia, gentilmente lasciamo andare il pensiero, l'immagine, la fantasia. E riportiamo l'attenzione all'oggetto della pratica. In questo momento è un punto sul processo della respirazione legato all'addome che si espande, l'addome che si contrae. Teniamo lì l'attenzione. E continuiamo la pratica con questa modalità.
Adesso lasciamo sullo sfondo la respirazione e portiamo l'attenzione alle sensazioni del corpo, il corpo nella sua interezza, dalla testa ai piedi. Lasciamo che l'attenzione sia fluttuante. E di volta in volta, quando in un punto del corpo una sensazione si intensifica, portiamo lì l'attenzione e, meglio che possiamo, andiamo a sentire la sensazione dando all'attenzione una qualità di apertura, di accettazione, di curiosità rispetto alla sensazione e anche di amorevolezza nei nostri confronti, perché anche attraverso questa pratica ci stiamo prendendo cura di noi stessi. Sentiamo la sensazione senza avversione e senza attaccamento, e senza cercare di modificarla. La sentiamo così com'è e poi la lasciamo andare. E successivamente, quando la sensazione perde di intensità e si confonde nuovamente sullo sfondo delle sensazioni del corpo, ci mettiamo alla ricerca di una nuova sensazione in un altro punto del corpo. E continuiamo così a praticare con questa modalità.
Adesso lasciamo sullo sfondo le sensazioni del corpo e entriamo in uno spazio di consapevolezza aperto, in modo tale che in questo spazio di consapevolezza aperto lasciamo che l'attenzione sia fluttuante e di volta in volta, quando un oggetto mentale attraversa questo spazio di consapevolezza, noi semplicemente lo osserviamo, sia esso una sensazione, un rumore, un suono, oppure un pensiero o anche un'emozione. E nel caso che si dovesse attivare un'emozione, la osserviamo da una distanza giusta, in modo tale da sentire l'emozione e contemporaneamente senza esserne travolti, lasciando che l'emozione faccia il proprio corso, sia esattamente com'è. E poi la lasciamo andare. Proseguiamo la pratica con questa modalità e approfondiamo la meditazione.
Adesso ritorniamo un pochino indietro nel tempo e andiamo a recuperare un'esperienza nella quale ci siamo molto arrabbiati. Andiamo proprio a rivivere quell'esperienza come se fossimo lì in questo momento e stesse accadendo adesso. Come se appunto l'emozione la potessimo andare a recuperare, a risentire. Quindi torniamo indietro nel tempo. E andiamo proprio a risentire quell'emozione. Cerchiamo di sentirla pienamente. E poi entriamo nuovamente in questo spazio di presenza aperto e osserviamo l'emozione della rabbia da questo spazio di presenza aperto e ci esercitiamo ad osservarlo, ad osservare questa emozione da uno spazio di distanza giusto, né troppo vicino, perché altrimenti rischiamo che l'emozione, come dire, ci travolga, e neanche troppo distante, perché altrimenti non la sentiamo più. Quindi sentiamo l'emozione a una distanza giusta, lasciando che questa emozione sia come è, senza cercare di modificarla. E quando sentiamo che l'emozione si è sciolta, ritorniamo nuovamente nell'esperienza, andiamo a riviverla in modo tale che verifichiamo se si riattiva nuovamente la rabbia e quindi torniamo nello spazio di consapevolezza aperto e restiamo in contatto con l'emozione. Facciamolo più volte in modo tale da trasformare l'emozione, autoregolandola. E usiamo proprio la consapevolezza che assorbe le cariche emotive naturalmente e quindi le trasforma.
Adesso vi proporrò delle frasi di metta, che sono delle frasi sulla gentilezza amorevole, buoni auspici. Io li reciterò ad alta voce, se vi piacciono potete ripeterli anche voi sottovoce, oppure sceglierne anche degli altri. Per prima cosa li rivolgeremo a noi stessi, poi li rivolgeremo agli altri e infine a una persona che in questo momento ha bisogno di ricevere dell'energia positiva, oppure a un nostro benefattore, una persona che ci ha fatto del bene. Adesso cominciamo con noi stessi. Inizio che io possa essere felice. Che io possa sentirmi al sicuro dai pericoli interni ed esterni. Che io possa essere in pace e libero dalla sofferenza mentale, rabbia, tristezza, angoscia. Che io possa prendermi cura di me stesso nel modo migliore possibile ed essere libero dalla sofferenza fisica e dalle malattie. Che io possa essere felice. Che io possa sentirmi al sicuro dai pericoli interni ed esterni e al riparo dalle avversità. Che io possa essere sentirmi in pace e libero dalla sofferenza mentale, rabbia, tristezza, paura. Che io possa prendermi, scusa. Adesso c'è. Proseguiamo. Io ho spento solo i microfoni.
che io possa essere felice, che io possa sentirmi al sicuro dai pericoli interni ed esterni. Scusate un attimo. Ok. Perfetto. Scusate per l'inconveniente tecnico. Proseguiamo. Quindi che io possa sentirmi al sicuro dai pericoli interni ed esterni e al riparo dalle avversità. Che io possa essere in pace, libero dalla sofferenza mentale, rabbia, tristezza, angoscia, che io possa prendermi cura di me stesso nel modo migliore possibile ed essere libero dalla sofferenza fisica e dalle malattie. Adesso le parole di Metta le rivolgiamo agli altri, quindi alle persone del Sangha, ai nostri cari, alle persone a cui vogliamo bene, e immaginiamo proprio di visualizzarle. Che voi possiate essere felici, che voi possiate sentirvi al sicuro e al riparo dalle avversità. Che voi possiate essere in pace e liberi dalla sofferenza mentale, rabbia, tristezza, angoscia, che voi possiate prendervi cura di voi stessi nel modo migliore possibile, ed essere liberi dalla sofferenza fisica e dalle malattie. Che voi possiate essere felici, che voi possiate sentirvi al sicuro dai pericoli interni ed esterni e al riparo dalle avversità, che voi possiate trovare la pace ed essere liberi dalla sofferenza mentale, rabbia, tristezza, angoscia, che voi possiate prendervi cura di voi stessi nel
il modo migliore possibile ed essere liberi dalla sofferenza fisica e dalle malattie. Adesso ci rivolgiamo a un benefattore oppure a una persona che ha bisogno di ricevere dell'energia positiva. La visualizziamo. E indirizziamo a questa persona le parole di metta, che tu possa essere felice, che tu possa sentirti al sicuro e al riparo dalle avversità, che tu possa trovare la pace ed essere libero dalla sofferenza mentale, rabbia, tristezza, angoscia. Che tu possa prenderti cura di te stesso nel modo migliore possibile ed essere libero dalla sofferenza fisica e dalle malattie. Che tu possa essere felice, che tu possa sentirti al sicuro dai pericoli interni ed esterni e dalle avversità. Che tu possa essere in pace e libero dalla sofferenza mentale, rabbia, tristezza, angoscia. Che tu possa prenderti cura di te stesso nel modo migliore possibile ed essere libero dalla sofferenza fisica e dalle malattie. Adesso lasciamo che le persone che abbiamo visualizzato possano tornare da dove sono arrivate e noi lentamente ci apprestiamo a concludere questa pratica. Riportiamo l'attenzione alla respirazione. E lasciamo riposare qui la nostra consapevolezza ancora per qualche istante, fino a quando
suono della campana segnerà la conclusione di questa pratica.